Buonasera a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplay 1973. Un saluto dal vostro amico Salvatore, che sta per finire Tomb Raider Definitive Edition per PS4. Quindi riprendo dove ho lasciato questo pomeriggio. Ci mettiamo il fucile perché tanto sappiamo che qui è un'imboscata. Non ci faremo fregare. Thank you.
Non ci arriverebbe neanche mai. Ho tentato e tanto se muoio pazienza. È allucinante così, cazzo. Thank you.
Merda, molla di spazzare. Schiatta! Schiatta, bastardo! Cioè, praticamente mi sono fumato tutti i proiettili, sono fumato. Meno male, ho ripreso qualche cosina. Schiatta, maledetto, schiatta! Muori, bastardone! Principale, vi ho fatto vedere un po' quello che c'è da vedere. Le missioni secondarie ve li fate voi con calma, come me li farò anche io con calma, visto che c'è da esplorare l'isola attentamente come piace fare a me. Però a me quello che interessa è aver finito il gioco a livello di difficoltà normale. Eccola. È questo insieme a Sam. È quello che conta, così archiviamo Tomb Raider e poi me lo farò con calma poi in privato io. Il resto, quello che manca. Quindi per le prossime videoguide restate sempre sincronizzati sul mio canale Gameplay 1973 con il vostro amico Salvo, è successo che ha già fatto 3 preordini, che già ho detto in un paio di video fa. Ho fatto i preordini di Fallout 4 per PS4 e oggi il mio rivenditore mi ha detto che si poteva fare il preordine di Dark Souls 3 per PS4 e Xbox One per il 31 marzo, ragazzi. Io già ho fatto i preordini. Per anni ho odiato mio padre, dubitando di lui. E sono molto contento. Quindi poi vi darò appuntamento quando faremo le dirette streaming di Fallout.
E quando sarà per Ci Dark sono così Souls tanti 3 misteri che un potremmo tempo avrei commentare guardato insieme, come semplici ragazzi. Io storielle, ma la linea fra i risponderò ai vecchi e vostri i commenti in veri tempo è sottile e reale indistinta. e ci divertiremo. Mi servono risposte. Voglio capire. Ok, Tomb Raider, l'abbiamo finito. Una nuova superstite. Chi è una nuova superstite? Serve qualcosa? Non so cosa ti sia successo su quell'isola, ma dalle ferite dalla faccia che ti ritrovi, forse non voglio saperlo. Presto saremo a casa. Non tornerò a casa. Abbiamo finito. Ok, ragazzi, abbiamo finito Tomb Raider. Io poi vedrò se posso farmi le missioni secondarie. Vediamo, lo scopriremo adesso insieme appena finirà i titoli di coda. Purtroppo non posso skippare, quindi ci dobbiamo assorbire. Oh, guarda il trio. Dobbiamo sorbire i sottotitoli e poi vedere se posso continuare le missioni secondarie. Forte con le foto. Però onestamente questo gioco mi è piaciuto veramente molto, ma molto. Se l'altro Tomb Raider che ho letto è simile a questo, me lo prendo. Sì. Me lo prenderò in tal caso. Tempo che mi informo meglio, ma in tal caso, tanto abbiamo fatto un tris di ordinativi, posso farne un quarto. È già una cifra che sto spendendo, cazzo. Ma mai non sentite musica, è normale, ho eliminato gli effetti musicali, così YouTube non mi rompe le scatole. Anche se io sono, diciamo, uno youtuber fresco fresco, sto cercando di monetizzare, ma purtroppo ce ne siamo tanti e ce ne sono molto, ma molto più bravi di me, ma non nei giorni, molto molto più bravi a fare videografica e quant'altro, nei montaggi, e nei giochi io me li fumo a tutti. Che io tuttora ho controllato, ragazzi, non è che mi voglio vantare, ma su Dark Souls 2, se andate a scrivere su YouTube in quanto l'hanno finito con la modalità Patto dei Campioni, si contano, almeno quelli italiani, si contano sulle punte delle dita, e io posso dire di essere uno tra quelli che l'ha finito. Io l'ho finito quasi al 95%, gli altri che ho controllato molto molto di meno. Io solo due boss non sono riuscito a ammazzare col patto dei campioni, le due tigri, quelle oscure, e il re d'avorio, perché non dico che è impossibile, ma secondo me bisogna avere tutte le magie al massimo. Perché lì è schifosamente difficile. Siamo sempre soli, ricordate ragazzi, col patto dei campioni non si può evocare, non si può essere evocati. Ma si può essere invasi costantemente, questa è la fregatura. In più subisci più danni rispetto a una partita normale in New Game Plus, questa è la fregatura. Cioè là con due colpi ti ammazzano, poi se hai la bacchetta lunga di energia ti ammazzano. Quindi io ho fatto un buon 95% col patto dei campioni, che potete vedere sempre sul mio canale Gameplays 1973. Ci sono 40 bei video in HD, ragazzi, dove testimoniano la mia prova su Dark Souls 2 Patto dei Campioni. Speriamo che mi faccia ricominciare la partita all'inizio, però che possa esplorare i posti mancanti, che non farò ora. Però
ci saluteremo. Io poi continuerò la videoguida di Fallout New Las Vegas, che là mi ci sto divertendo tantissimo, anche se momentaneamente sto facendo la videoguida normale, quella del Pit Boy. È solo per rinfrescarmi un po' la mente, che è da tanto tempo che non ci giocavo. E poi mi sto divertendo tantissimo a Diablo 3, questo Reaper of Souls, o Repair of Souls, come cavolo si dice. E mi sto divertendo perché ci sto giocando per YouTube in modalità normale. Invece in privato, per i fatti miei, sto giocando alla modalità esperto. E cazzo ragazzi, la differenza si sente moltissimo da unità esperto, perché io poi voglio sbloccare le altre due modalità, voglio sbloccare. Quindi mi ci sto veramente divertendo in Diablo 3. E ringrazio i miei amici che me l'hanno consigliato. E dai. Niente, non posso skippare, ragazzi. Devo per forza aspettare. Ma spero che almeno se ricominci la partita, spero di poter continuare le missioni, quelle secondarie che non ho fatto. E in più anche l'esplorazione dell'isola. Ok. Poi il team. Bella, mi piace questa presentazione fatta in questo modo. Molto trend. Bello, mi è piaciuto. Appena avrò più informazioni dell'altro Tomb Raider nuovo che devo uscire, perché mi pare che ho letto, devo leggere alcune recensioni sul gioco. Se mi convince la meccanica è come questo, io me lo prendo, sicuro. Sì, sicuro al 100%. Perché su questo mi sono divertito. Andiamo. Dai che ci siamo. Dai. Ho letto neanche un paio d'ore fa il discorso di Dark Souls 3, che c'è la beta test, poi leggendo bene ho letto che è solo per i giapponesi, però non è giusto, porca troia. Poi il 16-18 ottobre c'è il test della beta test di Dark Souls 3, però cazzo, non è giusto, vero? Quando è stato per Dark Souls 2 io l'ho fatta perché era un po' per tutti, che mandava l'email prima, gli arrivava poi la contro-email dove gli diceva se era accettato oppure no. Invece qua hanno deciso diversamente. Poi la differenza è che tra noi e loro già in una settimana sono finiti il gioco. Vabbè, io tanto video non me ne guardo. Io me lo devo finire da set à moi e me lo devo esplorare come so fare solo io, bello centimetro per centimetro, scoprire se c'è qualche modalità come spero che ci sia, come quella del Patto dei Campioni, e me la farò anche dopo averlo finito la prima volta normalmente. Poi ci faremo la partita in Dungeon Plus e poi, dopo aver scoperto tutto, passeremo a quelle cose più serie. Prendere tutte le magie, tutte le armi, tutte le spade, insomma, come Dark Souls 2. Su Dark Souls 2, quello sul PlayStation 4, mi manca veramente poco per avere quasi tutti i livelli al massimo, al 99, e anche le magie. Mi manca poco, lo devo finire forse altre due volte. Ma già io ho superato da 7 volte di fila che l'ho finito e già è difficile. Però il mio scopo è riuscire a pigliare tutte le magie, tutte le maledizioni e quant'altro.
mai ci sono i malocchi. Poi ci sono i miracoli, le magie, l'epiromanzia ce l'ho tutte. E facendo quello dovrei platinare, perché ho preso praticamente tutto. Tra armature, spade, cose, se finisco quello lo dovrei platinare. E ci manca poco. Niente, non posso skippare in nessun modo. Ah, è finito. Caricamento. Allora, complimenti, hai completato la storia al 71%, selezione continua per tornare sull'isola e portare a termine le attività lasciate in sospeso. Ok, io continuo, però mi fermo. Ci salutiamo, perché quelle me le farò in privato. Mi interessa avere finito la storia principale, avervela fatta vedere, e noi ci diamo l'appuntamento alla prossima videoguida, che è quella di Fallout in Las Vegas, Diablo 3. Ok ragazzi, ci salutiamo, ciao a tutti.